Ciao amici, sapevate che esistono alimenti e sostanze capaci di abbassare la glicemia? E io ne so uno, non mangiare zuccheri. Brava, questo è il punto di partenza. Come naturopata, lo dico sempre ai miei clienti, chi non vuole mangiare zuccheri non deve comprarli. Sembra banale, ma già questo consiglio fa una grande differenza. Adesso vediamo insieme 5 consigli per abbassare la glicemia in modo naturale, basati su prove scientifiche. Ovviamente, in caso di diabete o problematiche serie, bisogna sempre consultarsi con il proprio specialista. Mi raccomando, arrivate alla fine del video perché ho preparato un regalino per voi. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. Cannella. La cannella ha proprietà ipoglicemizzanti, cioè abbassa la glicemia, e ipotensive. Assumere cannella durante i pasti riduce l'innalzamento della glicemia, perché riduce l'assorbimento degli zuccheri nel sangue. Alcuni studi dimostrano l'efficacia anche per diabetici di tipo 2 non insulinodipendenti. 2. Fibre. In base a recenti ricerche scientifiche, consumare almeno 50 g di fibre al giorno riduce notevolmente la glicemia. Consigliati tutti gli alimenti ricchi di fibre solubili. Un esempio sono le mele, le pere e le mele cotogne, ricchissime di pectina. 3. Tè verde. Non solo è antiossidante, ma aiuta anche a controllare i livelli di glicemia. Ha un effetto positivo sul pancreas e favorisce la corretta produzione di insulina. 4. L'indice glicemico degli alimenti. Gli alimenti a basso indice glicemico aiutano a mantenere nella norma i valori della glicemia. A volte uno stesso alimento può variare il proprio indice glicemico in base alla qualità e alla cottura usata. Chi ama la pasta, per esempio, può scegliere la pasta integrale e bio preparata con farine meno raffinate, che hanno più fibre e rilasciano meno amidi, gli zuccheri dei cereali. 5. Dimagrire. Ma cosa c'entra? Lo dice la scienza. Il sovrappeso contribuisce all'aumento della glicemia, soprattutto in caso di obesità. Mi sono documentata e ho scoperto diversi studi scientifici che lo dimostrano, anche in ambito della prevenzione e trattamento di diabete e insulinoresistenza. Mantenere il peso corporeo nella norma è il miglior modo per controllare la glicemia per tutti, e per farlo, secondo il mio sistema di salute naturale, servono l'alimentazione sana accompagnata da attività fisica e da integratori naturali per facilitare il lavoro. Se volete seguire un percorso personalizzato, potete prenotare online dal link qui sotto. Bene amici, oggi abbiamo visto 5 consigli naturali per tenere sotto controllo la glicemia. Ed ecco il mio regalino di oggi, è il mio semplice programma Detox che potete scaricare gratis dal link in descrizione qui sotto. Mettete mi piace, condividete il video, iscrivetevi al canale e attivate tutte le notifiche. Vivi consapevole e vivi meglio con il sistema di salute naturale di Simona Vignali.